Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate come tutti sapete da Assocamerestero, e in collaborazione anche con la Banca Popolare di Sondrio. Oggi noi continuiamo nel percorso di esplorare, grazie sempre a testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sulla grande attrattività del nostro Made in Italy. Oggi parliamo di Australia, una delle economie più solide al mondo, che si colloca al 14° posto tra le economie mondiali. Australia, che è grande, ricordiamolo, 25 volte l'Italia, ha però poco più di 25 milioni di abitanti, su un territorio quindi enorme ma quasi spopolato. Da anni poi in Australia c'è anche un grande e acceso dibattito su come ridistribuire la popolazione nel paese, che si concentra soprattutto a Sydney e Melbourne. Ricordiamo che ogni anno poi la migrazione verso l'Australia è molto importante, ma anche dal nostro paese, dall'Italia, perché ogni anno oltre 25.000 italiani decidono di stabilirsi in Australia. L'Australia può vantare un livello di benessere economico assolutamente tra i più alti del mondo. Le sue esportazioni sono soprattutto di materie prime non lavorate, mentre importa principalmente prodotti finiti. Oggi ospite di OK Italia Parliamone, proprio per affrontare quelle che sono le opportunità per le nostre imprese in Australia, abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana in Australia, Luca Scribani Rossi. Buongiorno Scribani Rossi. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Allora, Luca, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente degli impatti negativi anche sulle economie dei singoli paesi. Dall'inizio dell'epidemia l'Australia ha registrato casi, chiamiamoli, contenuti rispetto ad altri paesi nel mondo, perché sono stati registrati i dati che ho rilevato di due giorni fa, c'erano 10.495 casi e 113 decessi. Questo è un periodo però delicato per l'Australia, che ha le prese con una seconda ondata del Covid-19. Dal 9 luglio, infatti, e fino al 19 agosto, Melbourne e buona parte anche del Victoria saranno nuovamente in lockdown. Questo secondo lockdown, a fronte di numeri che l'abbiamo detto prima, altrove sono considerati, possiamo dire, anche ordinari, è stata per il governo australiano una scelta obbligata, proprio in ragione del fatto che il paese forse è riuscito a contenere molto bene l'emergenza dal punto di vista sanitario, anche grazie a chiusura, per esempio, delle frontiere. Governo e opinione pubblica sono d'altronde tutti concordi nel voler scongiurare una pressione sul sistema ospedaliero e la percentuale anche di decessi che si è registrata in quasi tutti gli altri paesi del mondo. L'Australia, lo dicevo prima, ha chiuso le sue frontiere, i cittadini australiani possono rientrare nel paese, ma è stato reso obbligatorio il test per chiunque rientri dall'estero e ultimamente anche imposta una quarantena di 10 giorni in più rispetto alle 2 settimane che erano già previste, ma cosa molto importante che secondo me stimola tanti a non partire, non andare verso l'Australia, che questa quarantena deve essere fatta in strutture dedicate e con costi a carico dei diretti interessati, quindi non del Servizio Sanitario Nazionale. Luca Scribani Rossi, qual è la situazione Covid-19 oggi in Australia? Ti chiedo se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o se ci sono ancora delle restrizioni. Allora, attualmente in Australia, come hai detto giustamente tu, stiamo vivendo una seconda ondata di infezioni di coronavirus, specialmente nello stato del Victoria e più precisamente a Melbourne e dintorni. Ad oggi abbiamo 12.894 casi confermati, 8.545 guariti e 128 decessi, quindi ancora negli ultimi giorni diciamo ha ripreso ad accelerare la conta dei decessi. Ci sono ancora 4.221 casi attivi, dei quali oltre 3.500 sono proprio nel Victoria, dove negli ultimi giorni, e anzi proprio in questi giorni,
abbiamo raggiunto dei livelli, credo oggi erano quasi 500 nuovi casi, e quindi stanno aumentando e non diminuendo. Questo dopo quasi 2 settimane di questo nuovo lockdown, che è entrato in vigore il 9 luglio, e che anzi oggi in serata verrà resa obbligatoria l'uso della mascherina, che fino ad oggi era facoltativa. Quindi lasciare la residenza vuol dire lasciare la propria residenza vuol dire dover indossare la mascherina. Ci sono circa 180 pazienti ospedalizzati e 40 in terapia intensiva. Solo 2 settimane fa erano 2 in terapia intensiva. Quindi questo fa vedere come sta accelerando e come rapidamente queste infezioni possono veramente portare dei problemi grossi al paese. Chiaramente al momento il problema più grosso è nel Victoria, però vediamo che anche nel New South Wales le infezioni cominciano ad aumentare, fortunatamente negli altri stati no, e quindi i confini degli stati sono chiusi, e soprattutto ai residenti del Victoria, che non possono muoversi, non possono oltrepassare i confini dello Stato. Quindi, rispondendo anche alla tua domanda di che cosa stia succedendo, se si sia ritornati alla normalità o meno, chiaramente l'Australia, come hai detto tu, è un paese molto grande, quindi ci sono degli stati dove il coronavirus al momento non è più esistente, o comunque non ci sono casi da diverse settimane, e quindi direi che la vita in questi stati è tornata praticamente alla normalità. Nel New South Wales ci sono ancora delle restrizioni nei numeri delle persone che possano congregarsi, però non ci sono dei lockdown così come ci sono adesso nel Victoria, dove invece i ristoranti sono chiusi, le palestre sono chiuse, non ci sono eventi pubblici, né tantomeno è possibile visitare familiari o parenti o amici. Addirittura anche, faccio l'esempio di noi stessi, io ho 3 figli che non posso andare a visitare nelle loro residenze, né tantomeno loro possono venire da noi. Poi magari ci si incontra al lavoro, perché lavorano con me in azienda, e quindi ci si incontra lì, ma con tutte le precauzioni del caso. Quindi le cose che sappiamo tutti: lavarsi le mani, disinfettarsele con gli alcol e tutto, insomma, esatto, e poi chiaramente uso di mascherine e la distanza sociale da osservare. Chiaro, parliamo di economia. Nel 2019 il PIL dell'Australia segnava un più 2,2%, con un tasso di inflazione poi contenuto all'1,8% e un tasso di disoccupazione del 5,1%. Purtroppo però la pandemia, appunto, per la pandemia l'attività economica ha subito un significativo rallentamento a livello nazionale. Le previsioni del PIL australiano portano a una diminuzione del 7-8% per quanto riguarda l'anno in corso. L'industria che ha subito maggiormente le conseguenze economiche della pandemia è sicuramente l'industria del turismo, che è diminuita addirittura del 19,4%, ed è prevista un'ulteriore diminuzione tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del 2021 di altri 2,5%, quindi schizzando a oltre il 21%. Ti chiedo in che modo durante questa emergenza Covid-19 il governo australiano è riuscito ad affrontare appunto la crisi, l'emergenza, ma soprattutto in che modo ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende.
Dunque, innanzitutto qui in Australia si era gradualmente arrivati alla chiusura di quasi tutte le giurisdizioni, in quasi tutte le giurisdizioni, e ad un livello 3 di lockdown, che peraltro era diverso da giurisdizione a giurisdizione, in quanto sono governi appunto giurisdizionali e quindi ognuno fa le proprie regole. Ad oggi sono stati fatti più di 3.600.000 test anti-Covid, che rappresentano circa una percentuale del 14,3% della popolazione. Il governo australiano ha messo a disposizione, o comunque sono disponibili, circa 2.400 letti per la terapia intensiva, che in emergenza potrebbero addirittura essere aumentati di ulteriori 4.500 unità, chiaramente richiedendo manodopera specializzata tra infermieri, dottori e assistenti del caso. Per quanto riguarda l'assistenza delle piccole e medie imprese, il governo ha quasi subito istituito delle linee di aiuto, delle provisioni economiche, una in particolare si chiama Job Keeper, che praticamente è stata una reazione immediata a quella ondata di non licenziamenti, ma comunque di messa in attesa dei dipendenti, messi a riposo, e chiaramente se non avevano a disposizione ferie da poter utilizzare, non venivano pagati. Quindi il governo ha istituito subito un fondo di aiuto di $1,500 australiani ogni 2 settimane, quindi $750 a settimana, da poter pagare ai dipendenti qualora il business avesse subito una perdita del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa è una prima situazione per parare l'emergenza. La seconda è stata poi quella del job seeker, che invece è per la ricerca del lavoro. Quindi job keeper un po' paragonabile un po' alla cassa integrazione italiana, no? Ecco, e mentre invece il job seeker, appunto, per la ricerca del lavoro, fin tanto che la persona sta cercando attivamente lavoro, viene retribuita con un importo di $500 a settimana, quindi per far fronte alle prime necessità. Ci sono stati anche altri contributi a fondo perduto di all'incirca $10.000 messi a disposizione, questa volta non dal governo federale ma dal governo statale, e chiaramente anche qui diverse entità o diverse diciamo diverse somme messe a disposizione da diversi governi. E poi diciamo questo è un po' il succo del discorso, diciamo. Una cosa importante ti chiedo, Presidente, ma in Italia una delle grandi problematiche è stata la lentezza nell'erogazione di queste risorse, e le imprese stanno soffrendo per mancanza di liquidità. Che tempi ci sono stati di accredito di queste risorse, sia per quanto riguarda i lavoratori, per quanto riguarda coloro che cercavano il lavoro e per quanto riguarda le imprese? Sono stati tempi accettabili, veloci? Sì, allora, i tempi sono stati rapidi. Diciamo che dal momento dell'annuncio, che è stato all'incirca alla metà di marzo, primo ministro ha dichiarato che provisione sarebbe entrata in vigore dal 30 di marzo, o meglio dal 1 di aprile in poi, che però sarebbe stata retrospettiva. E quindi a seconda se le aziende si fossero qualificate
ricevere questo contributo sarebbero state liquidate dal primo di aprile in poi, ed è avvenuto direi regolarmente e efficientemente. Quindi tra l'altro un'altra delle iniziative è stata anche quella di ridurre il pagamento delle tasse, quindi ovviamente ogni azienda fa dei pagamenti mensili o trimestrali a seconda dell'entità al governo, e anche queste sono state messe a disposizione delle cifre da poter scontare dal pagamento delle tasse. Molto bene. Quindi, la principale sfida dell'economia australiana è caratterizzata oramai da anni dal passaggio da un'economia che era dipendente quasi esclusivamente dalle risorse minerarie ad una focalizzata su servizi e sul manifatturiero avanzato. Per fare questo passaggio l'Australia si è data l'obiettivo di eliminare o ridurre il numero di ostacoli che ci sono agli investimenti nelle imprese e di facilitare soprattutto gli investimenti in opportunità commerciali. L'Italia, ricordiamolo, è oggi l'11° fornitore internazionale dell'Australia e il 3° tra i partner dell'Europa dopo Germania e Regno Unito. Ti chiedo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali sono i vantaggi oggi nel fare impresa in Australia? Quali gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Ma dunque, i vantaggi, allora, l'Australia è un paese molto strutturato, un paese giovane, è un paese economicamente solido, e devo dire, una delle cose che io personalmente da immigrato in Australia, ormai sono 24 anni che sono qui, ma comunque quando sono arrivato la prima cosa che ho trovato molto incoraggiante è stata proprio la burocrazia snella di questo paese. Quindi grande vantaggio stabilire una società nel giro di un'ora e mezza dal momento in cui uno decide di aprire una società, la società è operativa, quindi non ci sono iscrizioni ai tribunali o altre cose come si potrebbe fare, o almeno mi ricordo che si facesse in Italia a suo tempo. Gli uffici preposti alle varie competenze sono tutti molto efficienti e ben funzionanti, c'è una burocrazia molto chiara e quindi direi che questo è uno dei vantaggi di poter fare, di poter stabilire un'impresa qui in Australia. Spesso e volentieri non sono richieste delle licenze o delle documentazioni particolari per iniziare un'attività. È ovvio che chiaramente nell'ospitalità, ristoranti, eccetera, poi ci sono una serie di cose da seguire, ma ripeto, tutte molto circostanziate, e basta seguire l'itinerario che viene indicato dalle autorità preposte e si arriva al traguardo in maniera abbastanza facile e snella. Le opportunità di investimento qui in Australia, al momento direi ci sono sicuramente le infrastrutture sono una delle cose più interessanti. Noi abbiamo società grosse qui in Australia come Gela, come Salini in Pregilo, eccetera, che stanno partecipando a diverse gare d'appalto con grande successo, devo dire, e i vari governi statali e anche il governo federale hanno indicato che ci dovrebbero essere circa 100 miliardi di dollari di investimenti nelle infrastrutture nei prossimi 10 anni. Da quando è sopraggiunta la situazione del Covid-19, hanno addirittura detto che accelereranno questi investimenti e che quindi ci sarà una corsia preferenziale per cercare di arrivare agli investimenti che dovevano fare nei prossimi 10 anni in tempi molto più rapidi, proprio per continuare a dare movimento all'economia del paese. Economia che, penso che sia abbastanza conosciuto,
l'Australia è la prima volta con questo Covid-19 che è entrata in recessione dal 1990, quindi 30 anni di prosperità, e anche la Global Financial Crisis non è riuscita a mettere in ginocchio l'Australia. Purtroppo questa è una situazione particolare, ma comunque, ripeto, opportunità ce ne sono, ci sono investimenti nell'aerospaziale che sono importanti e ben presenti, e poi comunque tutte le altre gli altri investimenti tradizionali o comunque gli altri trade tradizionali nei macchinari, nel agri-food e tutte le altre, gli altri settori dove il Made in Italy la fa sempre da padrone per la qualità delle nostre offerte. Molto bene. Ecco, la Camera di Commercio di cui tu sei presidente, la Camera di Commercio italiana a Melbourne, è attiva da oltre 30 anni, quindi da quando è iniziata la fase di crescita, come raccontavi prima, del paese Australia. Oggi vantate oltre 320 soci che appartengono a vari settori merceologici e produttivi e avete come obiettivo principale quello di promuovere e sviluppare le opportunità commerciali ed affari tra l'Australia e l'Italia. Ti chiedo in che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e se avete imparato anche qualcosa da quanto è successo. Allora, imparato tanto senz'altro, perché chiaramente diciamo che non c'è stato niente di nuovo, ma c'è stata un'accelerazione nell'implementazione di certe metodologie, tipo appunto la digitalizzazione degli incontri e di tutto il resto. Diciamo che i compiti tradizionali della Camera di Commercio sono stati sempre quelli di fiere, di delegazioni, di assistenza appunto alle piccole e medie imprese che si presentavano o volevano presentarsi in Australia. Oggi è diventato tutto diverso e queste cose, diciamo, un po' cose del passato. Oggi è tutto più rapido, noi addirittura come Camera stiamo dando vita a una piattaforma digitale permanente tramite la quale sarà possibile fissare degli incontri con il nostro ufficio e con i nostri addetti alle operazioni, proprio per tagliare i tempi morti o quei tempi di reazione lenti che già diciamo le email avevano accelerato i processi di posta, diciamo la posta classica, no? Questo addirittura accelera ancora ulteriormente, perché tramite un click sul nostro sito web si può fissare un incontro e ci si vede e ci si parla, così come stiamo parlando io e te adesso a migliaia di chilometri di distanza, ma in maniera molto effettiva e molto d'effetto, no? Cioè molto sì. Anche con risultati concreti che si possono vedere. Esatto. Ti chiedo, esatto, come Camera di Commercio, ecco, pensiamo a condizioni non di emergenza, no? Come Camera di Commercio italiana in Australia, voi fornite un vasto insieme di servizi a imprenditori, piccole e medie industrie, multinazionali, istituzioni dei due paesi che cercano di sviluppare relazioni economiche sia nuove che esistenti. Ma in che modo la Camera di Commercio fornisce nello specifico assistenza agli imprenditori italiani che vogliano cogliere le opportunità di business in Australia? Quali sono i servizi che voi mettete sul campo? Ma dunque, allora, noi come Camera di Commercio abbiamo un catalogo di servizi che sono abbastanza ampi e possono essere consultati nel nostro sito. Praticamente quando le piccole e medie imprese hanno bisogno di fare un po' una mappatura della nostra cultura, delle nostre opportunità in Australia, eccetera, noi ci mettiamo a disposizione, perché chiaramente essendo
qui in Australia, presidiando il territorio, conosciamo tutti molto bene quali sono le vie da intraprendere e chiaramente le situazioni di mercato. Quindi questa è una delle cose principali, è proprio questa, il matchmaking di un'azienda che vuole trovare un distributore o che vuole trovare un prodotto o che vuole trovare dei partners per investimenti, eccetera. È una delle cose che facciamo più spesso, di capire bene quali sono le necessità della piccola media impresa che si mette in contatto con noi, per poi fare la nostra ricerca di mercato all'interno dell'Australia e poi tornare con una serie di informazioni che possano dare un'ampia situazione all'interlocutore. Poi è chiaro che nel momento in cui queste informazioni vengono elaborate, se ci sono degli spunti interessanti che possano essere trovati dall'impresa che ci ha incaricato del servizio, passa la fase successiva, che è quella appunto dell'incontro e della presentazione del prodotto o di qualsiasi cosa. Posso fare un esempio di una delle cose recenti che abbiamo fatto ultimamente, era proprio una delle cantine produttrici di vini che voleva cercare un distributore qui in Australia. Abbiamo fatto una short list di tutti i distributori che ci sembravano più adatti per la tipologia, adatti a questa situazione, e chiaramente poi l'azienda si è venuta di persona, ha fatto gli incontri a tu per tu dopo aver fatto la short list, e ha trovato non solo un ottimo interlocutore, ma per la prima volta, così come ci hanno detto loro, sono andati a casa con un ordine sostanziale nelle loro mani, quindi cosa anche abbastanza piacevole, no? Ecco, però, e poi chiaramente ci sono un'altra serie di servizi che diamo, dove c'è servizi informativi, servizi di eventi e comunicazione, contatti di business, contatti politici, insomma. Quindi siete in effetti un vero punto di riferimento per chi voglia fare attività di business in Australia. Assolutamente. Ecco, però ti chiedo una cosa. C'è un grande rischio, che è quello che molti imprenditori, anche penso dopo che sentiranno questa intervista, verranno affascinati dalla possibilità di fare business in Australia, anche per le possibilità che hai raccontato prima, ci saranno anche in un lasso temporale abbastanza ristretto, perché anche questi investimenti da fare in 10 anni, che verranno anche ridotti temporalmente, quindi sicuramente saranno di grande attrattività. Spesso però c'è il rischio che alcuni nostri imprenditori pensino di poter andare in qualsiasi paese estero e immediatamente realizzare la propria idea di business. Ti chiedo, esistono, chiamiamole così, delle regole d'oro che un'impresa italiana che voglia avere successo sul mercato australiano deve rispettare per evitare poi di incorrere in amare sorprese? Ma sicuramente sì. L'Australia è un paese culturalmente molto diverso dalla cultura italiana, no? Da noi si chiacchiera molto, si dice sempre che gli affari si fanno a tavola, no? E quindi qui in Australia bisogna essere diretti, bisogna essere concreti, bisogna essere onesti e soprattutto bisogna essere credibili. Essere credibili significa anche, ad esempio, l'australiano, poi c'è l'australiano italiano, l'australiano greco, quindi generalizzare australiano è un po' semplicistico. Il,
La verità è che l'australiano normalmente, per esempio, quando va a fare degli acquisti, chiede il prezzo. Se il prezzo gli piace, acquista. Se il prezzo non gli piace, non acquista. Però magari va via dicendo adesso ci penso, poi ritorno. Non tratta il prezzo. E yeah. Quindi da noi invece è tutto il contrario. Si parte da un prezzo alto, magari per poi arrivare a una mediazione. Quindi qui bisogna veramente essere concisi, diretti, onesti, credibili e comportarsi in una maniera forse che noi italiani non siamo abituati a fare. Però quando ci si internazionalizza si imparano queste regole che sono fondamentali. Cioè, quindi sicuramente è una delle regole d'oro che io ho imparato anche per mio conto. La qualità dei servizi che bisogna rendere, la qualità del customer service o dell'after sale service. L'australiano ha delle aspettative molto alte in questo senso, quindi bisogna sicuramente tener fede ed essere in grado di poterlo fare. Benissimo, allora io ringrazio Luca Scribani Rossi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Australia, per questa panoramica, questo viaggio virtuale nel quale ci ha accompagnato per capire la situazione attuale legata alla pandemia Covid-19, ma soprattutto per farci conoscere quelle che sono le opportunità di business per le nostre imprese che vogliano trovare nuove opportunità per i propri affari. Grazie ancora Luca. Grazie a tutti, arrivederci. Appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo approfondimento su un altro paese straniero. Arrivederci a tutti, grazie.